Siamo con Giovanni Rogante, organizzatore di Artisti sotto le stelle. Beh, l'arte a Mottola ha un nome e cognome preciso, Giovanni Rogante, e non a caso stiamo parlando con l'ideatore, il costruttore, uso queste espressioni, delle 50 edizioni della Rassegna Internazionale di Pittura Città di Mottola, che si svolge nel periodo natalizio. Ma come dicevo, la pittura fa sentire il proprio peso, la propria importanza a Mottola anche d'estate. Parliamo di questa 15ª edizione. Intanto questa 15ª edizione abbiamo scelto degli artisti tra i più bravi che partecipano alla mostra del periodo di Natale, e quindi è stata anche questa una mia creatura che non lo so se si deve continuare o meno, però come vedi abbiamo fatto un look completamente diverso, è stato organizzato con più cura e quindi anche dal punto di vista estetico si presenta abbastanza bene. Quindi abbiamo avuto un grande successo anche di pubblico e abbiamo delle opere bellissime che adesso avrete modo di vederli. Ecco, colgo l'occasione per così rubare tra virgolette qualche anticipazione in vista della mostra, della rassegna di Natale, del periodo natalizio. L'anno scorso si è chiusa la 50ª edizione, lei ha detto finisce qui un'era, però io dico che sono convinto e tutti ci aspettiamo e speriamo che anche magari in un'altra veste, ma la pittura a Mottola ci sia. Allora intanto diciamo che abbiamo chiuso quella parentesi, quindi io mi ricordo sempre che mi dicevano è bene chiudere da campione, quindi abbiamo avuto un grande successo l'anno scorso. Però è un patrimonio che va conservato, però non penso di ripetere, andare a 51, 52, non proprio. Forse una nuova veste. Ma vabbè, penso più di no che sì, vabbè. Però poi si vedrà. Speriamo, spero di essere smentito. Intanto Giovanni Rogante, noi ora vediamo questi quadri, questo allestimento, ma indubbiamente c'è tanto lavoro, c'è tanta fatica a livello organizzativo e lei è una persona che si rimbocca le maniche, fa il direttore artistico ma fa anche l'operaio, nella duplice versione. Soprattutto l'operaio, perché il direttore artistico non l'ho mai fatto. Lo faccio con passione, con amore, amo l'arte, quindi l'ho fatto tutto da solo, senza l'aiuto di nessuno. E spesso è questo che molte volte mi sento un po' abbattuto, perché tanto lavoro e sei sempre solo a lavorare con i risultati, insomma. Però c'è l'apprezzamento della gente, vedere tanta gente che segue vuol dire che... Sì, certamente c'è un pubblico che mi segue da tanti anni, anche gli artisti mi seguono, basta una telefonata che arrivano tutti, e questo penso che è la cosa più bella che posso dire. Anche perché Mottola sta diventando, un punto di riferimento artistico, non solo per la provincia ionica, ma a livello di meridione Mottola ha una grossa forza. Certamente Mottola, diciamo, è diventato un punto di riferimento di molti artisti italiani e non. È l'unica manifestazione dell'Italia meridionale che per 50 anni consecutivo ha avuto dei grandi successi. Se consideri che abbiamo avuto Treccane, Fiume, Guttuso e tanti altri che sono passati tutti da noi. Quindi, come diceva un critico di Taranto che poi è morto, Amodio, Mottola. Giovanni Amodio. Giovanni Amodio. Mottola è come Castrocaro per arrivare a Sanremo, quindi questa è la... Si fa le ossa e diventa il trampolino di lancio. Ed è anche una bellissima vetrina Mottola, tu hai avuto modo di vederla anche come è stata allestita e come è stata curata nei minimissimi particolari.